poi sta andando questa giornata e ricordo il 23. Nonostante il tempo, diciamo che tutto sta andando bene. L'affluenza è tanta, non pensavamo così tanto e che tante persone si ricordassero di lui, quindi siamo veramente contenti. Speriamo di riuscire a gestire e a far star bene tutti quanti. Il nostro interesse è questo qua, far star bene tutti, riuscire a raccogliere il più possibile da poter dare a tutte le persone che possono aver bisogno, quindi ai Dottor Clown che distribuiranno poi tutto il ricavato e alla Fondazione Holman, che anche loro aiutano tanto i bambini piccoli, ipovedenti e non vedenti. Quindi noi ringraziamo tutte le persone assolutamente che sono venute oggi, che col cuore ci sono vicine, e poi tutta la gente che ci ha aiutato, ce n'è veramente tanta, dagli alpini di Vagna all'associazione di Cosasca, il Domo, il dottor, c'è veramente Ostola Salumi, Germano come panetteria, ci hanno aiutato veramente in tanti, non vorrei dimenticarmi nessuno, però sono veramente tanti. E ringraziamo soprattutto l'associazione Dottor Clown, che veramente ci è stata veramente veramente vicina in tutto il percorso, prima, durante la malattia di Ose e ancora adesso. Dottor Clown presente in questa giornata di festa, che cosa succede e come sta andando? Allora, come sta andando dipende tutto un po' dal tempo, però sinceramente siamo felicissimi perché nonostante l'acqua, che in questo momento sta un attimino causando qualche problema sul campo, devo dire che la gente ha risposto in pieno al nostro richiamo, a questo progetto, a questo obiettivo e soprattutto a Ose. Noi siamo qua per Ose, per lui, per la sua famiglia, per tutti i bambini che sono in campo a ricordarlo giocando a pallone, lo sport che a lui piaceva tantissimo. Di conseguenza siamo felici che la gente comunque sia qua. Speriamo che forse oggi pomeriggio smetta e qualcun altro possa comunque raggiungerci. La Fondazione Holman e l'Associazione Dottor Clown sono in collaborazione per la buonissima, direi, posso anche anticiparlo, riuscita di questa giornata. Il ricavato di questo torneo, di questa manifestazione, sarà anche qui, abbiamo scelto, mirato sui bambini. La Fondazione Holman è una fondazione molto importante che si occupa di bambini con disabilità visiva, quindi ciechi e ipovedenti. Noi andiamo in questa fondazione di Cannero da ogni martedì ed è bellissimo stare con questi bimbi e le loro famiglie. Certamente per noi l'obiettivo che abbiamo individuato con la famiglia di Ose era proprio quello di cercare di dare cercare di dare dei giochi tattili ed educativi per questi bambini con questo tipo di problema. Sono dei bambini piccolini perché hanno da 0 ai 4 anni, però Ose ne aveva 8. Ose sarà felicissimo di questo obiettivo e di questa giornata. Però se Ose puoi far venire un po' un raggio di sole, noi siamo tutti contenti. Dottor Clown, potete donare 5 per 1000 alla nostra associazione. Qua potete avere il nostro codice fiscale che vi servirà per inserirlo nel modulo del 730.